E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sulla Scavinico 87, ovviamente il Nico in versione cantieristica, in versione movimento terra, in versione vediamo cosa ci aspetta da fare oggi, quindi andiamo a vedere un attimo i vari contratti. Cari ragazzi, sarà abbastanza, penso, ambiziosa come cosa, però sarei molto tentato di accettare questo parcheggio complesso residenziale. Ci sono tante cose da fare, però vabbè, ho una talpa e mi dovrei riuscire ad arrangiarmi, quindi vediamo insomma. E poi ho visto che serve, vabbè, il camion, quindi ce la faccio. Più che altro poi in futuro, diciamo che il rullo e la finitrice per asfaltare, perché qua toccherà noleggiarle, quindi però come dire, sono abbastanza fiducioso, direi che adesso ci spostiamo ed andiamo a vedere il cantiere. Ed eccoci qua, cari ragazzi, non vi nego e non vi nascondo che ovviamente ho fatto viaggio rapido, lo si paga, però è inutile girare per tutta la città, nel senso sì, ha senso, perché succede che vedete, scoprite nuovi posti, però per velocizzare il tutto per il momento io porto qua i mezzi come se li avessero trasportati qua su un carrellone, diciamo, ecco. Quindi questa è la zona, rimuovi il terreno superficiale, ma ovviamente non lo posso rimuovere e basta, lo voglio anche caricare sul camion, quindi andiamo a prendere anche quello. Ed anche qua, cari ragazzi, ho risparmiato un po' di strada. Ci sarà, vedrete che ci sarà tempo di, come dire, ci sarà molto tempo per esplorare la mappa. In questo momento vedo che è più prioritario il fatto di lavorare, insomma, scavare, eccetera. E quindi hai voluto la bicicletta e adesso pedali. Quindi, caro Nico, che hai voluto praticamente un mega appalto veramente infinito, adesso stai qua con la tua bella talpa Caterpillar, il tuo man, e ti tocca veramente far un sacco di lavoro. Rimuovi il terreno, come vedete ci vuole un bel po', ci vuole veramente tanto, per il semplice fatto che appunto lo si capisce, insomma, dalla percentuale, insomma, che adesso voi non avete visto prima, però ho quasi caricato il camion più o meno e sono solo al 4%, quindi probabilmente il cantiere qua necessita veramente di un sacco di tempo. Non avevo dubbi, perché in realtà appunto pagano anche bene, quindi ovviamente pagando bene significava che comunque c'era tanto lavoro da fare. Più che altro mi trovo abbastanza a disagio per un discorso comandi, ma non i comandi in sé, perché sono sistemati, vanno anche abbastanza bene. Non mi funziona, credo, perché l'altra volta mi ricordo funzionava e comunque non riuscirei altrimenti, cioè non riesco appunto a trovare i comandi. Non mi funziona il menu ESC, non so come mai, non so se è capitato ancora ad altri di voi. Ecco, forse questa tra l'altro è la vista migliore, perché almeno non devo continuamente girare e mi trovo abbastanza scomodo, perché chi mi conosce sa che su Farming, su Euro Truck Simulator ho il tracciamento del volto con la webcam e con due software gratuiti, quindi ma qua non sembra funzionare, almeno vabbè che ho provato all'inizio, non ho più provato, però dopo è scontato che non funziona. E quindi mi tocca andare col mouse. Voi direte che problema c'è? Il problema è che appunto mano sul pomello del volante e l'altra sulla cloche per usufruire e utilizzare appunto benna e braccio, significa che mi tocca tenere una visuale fissa. In questo caso questa mi va anche abbastanza bene, perché cosa succede? Riesco a vedere nello specchietto retrovisore di non far, diciamo, danni. Adesso vediamo qua se siamo presto carichi, non lo so, però
Direi che tra l'altro anche la frenata completa qua e continua mi dà un po' fastidio, ma ce ne faremo una ragione. Andiamo a vedere se siamo pieni pieni, che non mi ricordo come si fa a capire. Sì, fatemi capire una cosa, si va anche con questo joystick, ok? Beh, non male l'animazione della Terra che quando freno va un po' avanti, un po' indietro, qualche piccolo agglomerato. Diciamo che ci sta su ancora, come si dice, una sbenada, quindi una bennata bella grossa. Ce la buttiamo su, ci mettiamo nella configurazione qua, specchietto retrovisore, e vediamo di portare via un po' di terreno superficiale. Ecco fatto. Benna mordente che non so mai se funziona o non funziona, ma fa nulla per il momento, va bene anche così e diciamo che ci arrangiamo con quello che abbiamo. Spero abbiate visto il DLC JCB che merita molto, io spero prossimamente di riuscire ad acquistare qualche mezzo della JCB, magari l'escavatore, non lo so, non mi dispiacerebbe, ma soprattutto l'1CX, quella senza ombra di dubbio. Adesso dovrei essere carico, non ancora, però tanto viaggi devo farne tanti, e vabbè, andiamo. Teoricamente 10, se ogni volta che riempio sono al 9-10%, comunque devo capire magari anche dove posso scaricare, perché non ricordo, probabilmente da ste parti. Adesso vado a cercare, poi vi so dire. Quindi, cari ragazzi, siamo qua bloccati, diciamo, nel traffico, nella giungla cittadina. Sto girando un po' la mappa perché ovviamente non la conosco, mi ricordo pochi luoghi, alcuni li scopriremo magari assieme. Intanto facciamo due chiacchiere appunto sul discorso di LC che vi ho detto, oltre al JCB. È uscito anche il Kramer, quello non ve l'ho presentato, alla fine sono tre mezzi, non male assolutamente, però insomma, diciamo se devo scegliere fra Kramer e JCV, insomma, sappiamo chi vince in teoria, ecco, quindi ci siamo capiti. Gioco in sé che ormai adesso quant'è che ha di tempo, mi sfugge un attimo, è uscito probabilmente. Sapete che non ricordo nemmeno più la data, però teoricamente siamo meno di un anno, se non sbaglio. E quindi piacerebbe sapere anche voi cosa ne pensate, quanti lo giocano, perché vedo che sì, è visto, diciamo, come video, però ovvio che a parte che sono più conosciuto per Farming e quindi ho più iscritti e amici, insomma, che guardano Farming rispetto a Construction, però sarei curioso perché appunto in tanti mi avete detto che fra i vari video che vi piacerebbe vedere, insomma, c'è anche Construction, quindi ditemi insomma anche voi se ci giocate spesso, poco, se siete contenti, soddisfatti, se vi ha deluso, insomma, ecco, vorrei capire un po' anche il vostro pensiero. Pronti qua, insomma, a vendere tutta la terra. Ne ho già provato un attimo per vedere se funziona, in effetti è qua ed è corretto ed è giusto. E ci pagano quando usciamo un po' e ci allontaniamo dall'impianto. Molto 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 bene. E intanto ho anche controllato quando è uscito Construction, è uscito a metà settembre. Sinceramente mi sembrava prima, in realtà non è stato così. E poi appunto altra domanda così estemporanea è sapere se, non so, vi trovate meglio sulla mappa europea, se le mappe così vi piacciono. Io la sto un po' girando, un po' dietro le quinte. Devo ancora ovviamente impararla, non so se la imparerò mai perché perché giocandoci, insomma, una volta a settimana che vada bene e nel giro di questi 8 mesi ci avrò giocato 3 volte, quindi capite, insomma, che devo continuamente guardare il navigatore e non perdermi, ma al cantiere facciamo bene anche presto ad arrivarci perché basta fare viaggio rapido e quindi insomma in qualche maniera ci arrivo, ecco. E in qualche maniera appunto, ragazzi miei, ci siamo arrivati. Quindi intanto mi metto qua dentro al cantiere e proseguiamo, vediamo se per caso riesco a far
meglio, insomma, prima che venga sera, con questa bella talpa qua della Caterpillar, che non ho mica capito perché i mezzi che ci danno all'inizio non possono essere venduti. Sinceramente, io avrei preferito che si potesse scegliere e di venderli tutti, insomma, e ripartire con i mezzi che uno vuole, insomma, perché non ha tanto senso tenere dei mezzi se non sono, come dire, utili, cioè utili, sono utili, però se io volevo partire con altri due mezzi più piccoli, tipo il mini dumper della JCB e l'1CX ad esempio, non potevo, eh no. Comunque vabbè, ragazzi, se ne facciamo una ragione e teniamo quello che ci danno. Tra l'altro sarebbe stato anche molto utile l'escavatore gommato della Caterpillar. L'avevamo provato assieme anche Jack, che spero ritorni a far da capocantiere qua, perché è, secondo me, oltre a farming, sicuramente il nostro gioco, questo ci sta, insomma, è più corretto come da giocare multiplayer. Probabilmente, come al solito, ognuno ha i suoi orari, i suoi impegni. Io cerco di portare avanti un attimo questi scavi, questi cantieri, e se ci sarà maniera di proseguire, insomma, assieme, ben venga, ci mancherebbe. Intanto testo anche la bontà del gioco, che sì, mi trovo bene, sono contento. Sarebbe il mio gioco di più di farming, credetemi, però ancora, insomma, tanto da imparare, ne ha ancora strada da fare. Non è che sia fatto male, per carità, anzi, le idee ci sono e sono fatte veramente bene. Poi c'è questo terreno dinamico che Farming se lo sogna, quindi diciamo che, insomma, punto a favore. Però alcune cose, non so, mi sembrano ottimizzate un po' malamente, no? Non so come mai. Comunque vabbè, me ne faccio una ragione, intanto cerco di divertirmi così e di passare un po' di tempo anche con voi, insomma. Discutendo, insomma, sul gioco, sulle vostre idee, su cosa fate voi, su come lo sfruttate, insomma, ecco. E intanto vediamo qua di proseguire, anche se avrei una brutta idea a livello di gameplay, di capire se c'è una tassa da pagare e finire, diciamo, senza, come dire, senza finirlo in prima persona, finire il task mediante l'opzione lì completa livello, senza tanto perderci, perché qua in realtà, ragazzi, lo capite anche voi che, insomma, diventa un po' lunga e tortuosa. Però vedrò, insomma, eventualmente, o lo si propone in più episodi, che ha anche senso, oppure vedremo, insomma, strada facendo, ecco. E direi quindi, cari ragazzi, che il nonno si è messo, come dire, in un bel pasticcio, perché il contratto qua non è subito finito, come vedete, come avete già capito, insomma, non è facile, sarà lunga. Diciamo che qua si farà più notti, più viaggi, vedremo, ripeto, come risolverlo. Però direi che per oggi un po' di compagnia ce la siamo fatta, e spero, insomma, anche in un vostro feedback nel capire cosa ne pensate di Construction, ripeto, e fatemi sapere, insomma, le vostre idee, i vostri dubbi e perplessità. Non chiedetemi cose sul gioco, tasti, perché non li so ancora. Questo purtroppo è un mea culpa, però se mi interessa sapere qualcosa, magari di comandi, sul discorso reale, lì ci si può anche, insomma, parlare e discutere. Vabbè, detto questo, come al solito, sono solito dire così, vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente, fi bravi, e ci vediamo presto in un prossimo video, sperando, insomma, che venga giorno e di essersi tirati un po' avanti con i lavori. Ciao a tutti, ragazzi!